Al di là dell'appuntamento, cos'è Villalago? Ma Villalago è un bellissimo paese dell'Abruzzo interno, un paese che si distingue per le sue caratteristiche ambientali, un paese che ha tre laghi, il lago di San Domenico, che ospita una bellissima riserva naturale regionale, Lago Pio, che è un laghetto all'interno del borgo, e una parte del lago di Scanno, che tra l'altro è anche bandiera blu da qualche anno, e quindi il turista per Villalago ha tante possibilità, ha la possibilità di godere le sue bellezze naturali, di percorrere i sentieri, ma anche di passare una giornata sui nostri laghi. Voi come siete organizzati per accogliere i turisti? Come funziona Villalago? Ma Villalago ha un numero abbastanza cospicuo di posti letto, superiamo i 250 posti letto complessivamente, abbiamo diversi B&B, abbiamo un albergo abbastanza capiente ed attrezzato sul nostro territorio, ha una vocazione turistica, quindi diciamo che anche gli operatori in qualche modo sono predisposti all'accoglienza turistica. Villalago ha delle potenzialità e ha questa vocazione turistica ambientale che con la quale non facciamo fatica ad ospitare il turista. Quale sarà il clou di questo appuntamento? Ma intanto Villalago segna la 13ª tappa di avvicinamento al festival che si terrà appunto ad Abateggio e Caramanico il 9, 10 e 11 settembre, ma il clou di Villalago è incentrato appunto nella rievocazione del matrimonio antico, che notoriamente è qualcosa che ancora diciamo è possibile riscontrare in alcuni comuni, tra questi appunto Villalago, e a Villalago abbiamo chiesto di proprio rappresentare per tutta l'associazione Abruzzo e Molise l'esaltazione più bella, più autentica proprio di questa diciamo tradizione del matrimonio del passato, che tornerà a essere rievocata appunto il 18 di agosto, ma addirittura c'è un allargamento, hanno voluto anche invitare diciamo i comuni dell'associazione Abruzzo e Molise, laddove ci sono abiti tradizionali del matrimonio di un tempo, a sfilare.